Consigliere Bertola. Prego, consigliere. Grazie, ma io non pensavo di intervenire, però il capogruppo Paolino mi ha chiamato in causa direttamente, quindi volevo anche precisare forse. Io ritengo che l'ingresso del consigliere Laganga in quest'Aula sia un atto dovuto, previsto dalla legge, quindi come tale, dato che non ci risultano cause appunto ostative alla sua eleggibilità, sia pienamente legittimo. Quindi d'ora in poi il consigliere Laganga, come tutti noi, parteciperà alle riunioni e verrà ascoltato, per quanto ci riguarda, con esattamente lo stesso modo in cui ascoltiamo le argomentazioni di tutti gli altri. Però crediamo che vada sollevato il problema politico. La scelta che compie la politica nel momento in cui seleziona le persone che mette ad amministrare la cosa pubblica, che candida e quindi che poi i cittadini, bene o male, votano, tra l'altro in una lista come quella del Partito Democratico, dove ci sono talmente tanti candidati e talmente tanti seggi che prima o poi quasi tutti quelli che vengono candidati, per il semplice fatto di essere candidati, riescono ad entrare in consiglio comunale. Noi ovviamente non avremmo mai candidato il consigliere Laganga semplicemente perché per le nostre regole è una persona che ha una condanna passata in giudicato è ineleggibile e incandidabile e non può essere proprio inserito nelle nostre liste. Crediamo che non ci possa essere onestamente nessuna pacificazione tra la classe politica di quegli anni, e adesso vedremo per quella di questi, ma almeno di quella di quegli anni di cui è acclarato che come classe politica nel suo complesso ha spolpato il paese e le vicende giudiziarie poi nel loro complesso riguardano tutti i partiti, cioè è difficile trovare persone di quel periodo che siano rimaste immuni, o perlomeno forze politiche di quel periodo che siano rimaste immuni. Ecco, non ci può essere nessuna pacificazione tra quel modo di fare politica e il popolo italiano e le istanze dei cittadini, anzi, di nuovo, dopo 20 anni, visto che comunque emergono vicende simili, ancora nella politica della cosiddetta Seconda Repubblica, i cittadini di nuovo si chiedono, anzi forse, se nulla è cambiato. E quindi proprio per questo forse sarebbe stato il caso da parte del partito di maggioranza relativa, che presiede pure la Commissione Legalità, di dare un segnale nella composizione delle proprie liste e quindi di evitare candidare persone che hanno sicuramente la piena dignità di cittadini, avendo pagato quello che dovevano pagare, eccetera, e possono fare tutto quello che vogliono liberamente nella propria vita privata, ma che secondo noi non sono adatte ad amministrare la cosa pubblica, perché comunque chi ha una vicenda passata di questo genere dal punto di vista giudiziario, secondo noi, e secondo, devo dire, credo ormai la grande maggioranza degli italiani, comunque ha perso le proprie chance, le proprie opportunità di servire la comunità in una carica pubblica. Quindi l'importante è che sia chiaro il punto politico. Credo che forse dopo questa vicenda, forse all'interno del Partito Democratico si potrebbe avviare una riflessione magari per il futuro e noi speriamo che tutte le forze politiche, non solo a parole ma anche poi nei fatti, arrivino ad escludere dalle proprie liste le persone che hanno reati passati in giudicato. Grazie.